Ciao a tutti. Molto spesso mi chiedete: ma cosa devo iniziare a leggere per conoscere questo determinato autore, per avvicinarmi a questo determinato autore? E quindi ho deciso di seguire un po' la scia, prendere ispirazione da Julie Demare, che salutiamo, le mandiamo un super bacione, che ha lanciato questa sua rubrica da cosa devo partire per conoscere questo autore, per fare una cosa simile, nel senso che se vi può interessare, io potrò fare magari un video apposito su autori, consigliandovi più o meno il percorso da intraprendere, diciamo. Ovviamente lo posso fare solo per quegli autori di cui ho letto tanto o tutto, perché se no, dal mio punto di vista, per quanto mi riguarda, non ha molto senso. Cioè, devo comunque sapervi indirizzare in base alla mia esperienza di lettore. E quindi, quale miglior modo se non partire proprio da Murakami Haruki, che è un autore di cui, tra l'altro, mi chiedete molto spesso cosa devo leggere per prima per conoscere questo autore, eccetera, eccetera, e tra l'altro ho letto praticamente tutto di lui. È un autore che comunque mi ha accompagnato dalla preadolescenza a oggi. Quando esce un libro di Murakami, io mi fiondo in libreria il giorno stesso e me lo compro, è come un appuntamento continuo e quindi penso di poter saper gestire questa cosa, almeno per quanto riguarda questo video. Nel caso vi interessasse, voi comunque sapete più o meno i libri che ho letto dai miei video, da Goodreads, eccetera, eccetera, quindi magari chiedetemi qui sotto pareri su prossimi autori da affrontare se vi piace l'idea. Questo è un po' un beta test, diciamo. E quindi Murakami Haruki, un autore che a me piace da morire, e so che a molti non piace, so che è un po' divide a metà. Murakami è un autore o che ami alla follia o che detesti, non c'è via di mezzo. Alcuni lo trovano sopravvalutato, altri lo amano per sempre comunque. Io lo trovo veramente forte perché secondo me è proprio leggere un suo libro è come penetrare all'interno di un mondo onirico e super affascinante, ma allo stesso tempo non quel onirico spinto da essere incomprensibile, ma proprio quel mondo onirico che è la vita stessa. Cioè, comunque i romanzi di Murakami sono estremamente realistici nel loro essere assurdi, abbondano di momenti che dici what the fuck, ma anche momenti realistici, i dialoghi sono quasi senza senso molto spesso, con determinati avvenimenti di causa-effetto. Però nella logica del libro funzionano molto bene, creano un'atmosfera pazzesca e Murakami è il classico autore che ad esempio può non piacere a chi cerca un libro in grado di fornire risposte alla fine. Murakami ama lasciar sospeso il tutto o comunque molto spesso crea degli universi complessi dove si risolve solo uno dei 1200 intrecci che gestisce. Perché? Perché la sua logica, in un certo senso, è quella ok, punto A, arrivo al punto B, l'importante è dove arrivare, il punto B. Tutto quello che c'è in mezzo è il processo, le 1200 sottotrame, se vogliamo, penso a 1Q84, servono unicamente per concedere ad A di arrivare a B. È un po' il senso del è scritto nel destino, in un certo senso. 1Q84, che io reputo straordinario, però non lo consiglio come primo passo perché è un libro che ama chi già conosce l'autore, secondo me. È un libro che ha diviso in tanti anche per il fatto che assomma misteri molto spesso molto intriganti, ma che alla fine, in un certo senso, vengono tralasciati pian piano. Ma 1Q84, senza fare grossi spoiler, è prima di tutto una storia di amore e destino. Il punto fondamentale è che due persone che vivono in due universi paralleli, che in un certo senso non si possono incontrare, si incontrino effettivamente e si amino, possibilmente. Quello è il senso del libro, in un certo senso. E per fare in modo che ciò avvenga, una cosa molto naturale, il mezzo, diciamo, è la narrazione del sogno. E quindi
proprio le regole del sogno, ovvero un'apparente assenza di regole. E per me è potente Murakami per questo. Ma ora, senza cincischiare oltre, io vi consiglio da dove partire. Diciamo che Murakami ha due anime, ok? E l'animo, diciamo, più realistico, più malinconico, e l'animo più surreale, onirico. Ora, non sono esattamente i due libri da cui vi consiglio di partire, ma ve li posso consigliare come i capisaldi di questi due suoi estremi. Dal punto di vista realistico, intimista, il caposaldo di Murakami, secondo me, è sempre Norwegian Wood, che è una lettura che per me, adolescente, è stata fondamentale. Bellissimo, cioè io mi ricordo, cioè è come se l'avessi letto ieri, fondamentalmente ho vissuto questo romanzo come se fosse un'esperienza effettivamente, e lasciare in un certo senso i protagonisti di questo libro è stato quasi traumatico perché mi sentivo estremamente coinvolto da ciò che raccontava. In realtà il racconto è molto semplice, cioè di che parla Murakami a livello Norwegian Wood a livello di sinossi. Parla semplicemente di un triangolo, se vogliamo, un uomo e due donne, ok? Due donne che non, po che possono, non sono mai state così diverse, nel senso che una è super malinconica, depressa, un po' più misteriosa, che appunto è Naoko, e l'altra invece è scoppiettante, piena di vita, che invece è Midori. Ma in realtà è un libro dove il grosso, uno dei grandi temi centrali è quello della morte, dell'elaborazione del lutto. Quindi, in un certo senso, nonostante sia un romanzo realistico, comunque, quindi senza troppe accelerate nel surreale, anche Norwegian Wood ha un ritmo sognante. È proprio come viaggiare e camminare all'interno di un sogno. È un racconto di formazione, prima di tutto, racconto di formazione del protagonista, che viene vissuto proprio come un ricordo, perché il libro parte con l'autore, il protagonista ormai adulto che viaggia in aereo e si ricorda della sua gioventù negli anni 60. Quindi alla fine i ricordi non sono altro che sogni. In un certo senso già la poetica di Murakami è qui. Il secondo libro, che invece diciamo che secondo me è il più bello di Murakami, ed è quello, il caposaldo del surreale, se vogliamo, è Kafka sulla spiaggia. Kafka sulla spiaggia non è un libro per tutti, assolutamente, perché è una pioggia di punti di domanda, ma io l'ho trovato per ogni pagina affascinante e potente. Sono due storie parallele, sostanzialmente, una che segue un adolescente che è Kafka, che sostanzialmente, proprio come la tragedia greca, ha una sorta di maledizione familiare che lo perseguita, e dall'altra parte abbiamo un vecchino che sa parlare con i gatti. E sono due storie che procedono parallele finché non tendono ad incontrarsi. Però per incontrarsi, per giungere a dei dunque, anche qui bisogna abbandonare ogni rigor di logica e lasciarsi abbandonare dai sogni. E questo, vabbè, è un capolavoro, cioè per me è un capolavoro, cioè è bellissimo, lo rileggerei 1200 volte, ovviamente de gustibus, nel senso che capisco che non possa essere per tutti, diciamo, però se volete provare a leggere qualcosa di surreale, estremo e onirico, Kafka sulla spiaggia è un passo obbligato. Però non avete mai letto niente di suo? Non sapete da cosa iniziare? Secondo me, il miglior modo è proprio il primo libro che io ho letto di Murakami, che è After Dark. After Dark è un romanzo molto poco citato rispetto alla produzione di Murakami, ma io sono anche dell'idea che per conoscere un autore che non si è mai letto, non sia necessario partire dal must. Anzi, un metodo che uso spesso è quello di partire da un suo libro breve, in modo da capire se la scrittura può piacermi, se il modo di raccontare può piacermi. Magari scelgo anche il libro sbagliato, però comunque mi accorgo, leggendo come scrive tal'autore, che possa essere interessante per altri lavori, e quindi tendo a fare sempre così: scegliere il libro più corto della produzione, ovviamente corto ma corposo, e partire in quarta. E After Dark è stata la mia scelta. E secondo me, in un certo senso, è perfetto, sia perché è proprio breve, si legge in un lampo, ma allo stesso tempo, e quindi vi dà anche un buon assaggio di come scrive Murakami, dell'universo che crea, e allo stesso tempo è perfetto per entrare proprio nelle due
nei due universi dell'autore, perché After Dark è proprio un ideale punto di incontro tra il realismo tipico di Norwegian Wood e il surrealismo di Kafka sulla spiaggia. Anzi, avvengono come due storie parallele. La cosa affascinante di After Dark è proprio che ha un ritmo cinematografico, se vogliamo, perché è un romanzo che si svolge tutto nell'arco di una notte, intervallato, per quindi molto segnato dal tempo, tant'è che se non ricordo male, aspetta, controlliamo, però se non è esatto. E se non ricordo male, ogni capitolo è introdotto da un orologio che segna proprio il tempo esatto in cui avviene, in cui parte e finisce la notte. Però allo stesso tempo questa storia è intervallata da un'altra storia che sembra non condurre da nessuna parte, parallela, quindi che avviene nello stesso istante, ma che allo stesso tempo è svincolata dal tempo, perché si parla di una ragazza che dorme da un sacco di tempo, che addirittura si fa questi viaggioni sollevata per aria. Io l'ho letto 1200 anni fa, ma me lo ricordo ancora come ieri. Murakami a me rimane impresso sempre, anche nei suoi lavori meno importanti. Però è interessante come la storia principale abbia un tempo circoscritto molto forte e la storia invece secondaria proprio svincolata dal tempo, in un'unione proprio tra logica umana e illogicità, se o vogliamo, o se vogliamo logica del sogno. E in un certo senso due punti che sembrano non avere nulla in contatto in realtà si incontrano. E quindi io l'ho trovato, vabbè, è un libro bellissimo questo, ed è un ideale punto di incontro effettivo tra il surreale e il realismo, e quindi secondo me è un ottimo punto di partenza che vi consiglio. Se invece siete fan dei racconti brevi, Murakami scrive degli eccellenti racconti brevi. In tal caso vi consiglio L'elefante scomparso e altri racconti e I salici ciechi e la donna addormentata, credo. Quello l'avevo letto in biblioteca, quindi non ce l'ho in formato fisico. Diciamo che il racconto più bello in assoluto che Murakami ha scritto, secondo me, è Tony Takitani. Splendido, splendido. Penso che sia uno dei racconti più belli che abbia mai letto. Ed è contenuto I salici ciechi, la donna addormentata. Ed è questo racconto che in realtà sembra raccontare una storia molto astratta, se vogliamo, con questa protagonista ossessionata continuamente dallo shopping e quest'uomo in un certo senso ossessionato dalla perdita, ma allo stesso tempo proprio racconta un universo di cose che vanno dall'eliminazione del ricordo, l'elaborazione del lutto, l'incomunicabilità, tutti i grandi temi affrontati in quante? 20 pagine? E affrontati proprio con un'empatia, una forza sconvolgente, una poesia sconvolgente. E Murakami è veramente capace di testare proprio visioni potenti, partendo in realtà da una scrittura semplicissima, super scorrevole. E a me continua a piacere tanto, ecco. Quindi questi erano i miei consigli per dove partire, leggendo Murakami. E fatemi sapere se avete letto qualcosa di suo, se l'autore vi piace o non vi piace. Fatemelo sapere e discutiamone qui sotto. Io intanto vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!